Buongiorno a tutti, siamo qui a Milano, da Fujifilm, per provare finalmente la nuova uscita, la XS20, eccola qui. La sto provando adesso con il 10-24, che è insomma uno zoom grandangolare che secondo me è ottimo per il vlog. Adesso vi faccio vedere anche insomma, un po' di vlog fatto con questa, ma prima ve la volevo far vedere in macchina. L'XS20 da un punto di vista estetico esteriore è praticamente identica alla XS10, in realtà dentro è davvero tanto diversa. Mantiene in comune con l'XS10 praticamente solo il sensore, perché invece la parte di processore, quindi la parte di elettronica computazionale, è stata sostituita con il nuovo processore, l'Xprocessor 5, che gli permette di arrivare a tutte le mega prestazioni di autofocus delle ultime macchine di Fuji. Inoltre ha anche aumentato rispetto a quello che è l'autofocus della XT5, per dire, o meglio, è uscito anche un aggiornamento di firmware anche per le altre macchine, per l'XT5 e compagnia, che introducono nuove funzionalità, come ad esempio, scusate se rido, ma l'autofocus intelligente con riconoscimento del drone. Sì, avete capito bene, del drone, non so cosa, non capisco bene l'utilità, però se volete fotografare un drone in volo, ve lo aggancia la macchina, non solo occhi di persone, animali, cani, uccelli, treni, aerei, ma anche i droni. Andrea, ma quello è un drone forse? No, quello è un uccello. Che ma pure... cioè, come facciamo però il nuovo riconoscimento droni? È un problema. L'altra cosa è votarla sempre di più al vlog. Infatti proprio sulla macchina c'è sulla ghiera c'è una bellissima scritta vlog che permette, messa in questa posizione, di avere una macchina praticamente automatica, mettiamola così, fa tutto lei più o meno, ma è possibile comunque scegliere direttamente dal touchscreen della macchina, perché ha questo monitor flippabile, ecco, in questo modo dal touchscreen è possibile comunque selezionare degli shortcut, mettiamolo così, delle scorciatoie per attivare delle funzioni molto utili nel vlog, come può essere ad esempio sfocare lo sfondo, quindi la macchina tende ad aprire tutto il diaframma in modo da sfocare lo sfondo otticamente ovviamente, oppure il riconoscimento del prodotto quando qualche volta volete far vedere qualcosa, come in questo caso sto facendo io ad esempio. In questo modo, appena un oggetto entra in campo oltre alla persona, l'autofocus aggancia l'oggetto anziché il volto della persona, e così tante altre funzionalità molto interessanti. Ma da un punto di vista veramente tecnologico, mettiamolo così, la macchina, grazie a, appunto, al nuovo processore, è in grado di, nonostante abbia lo stesso sensore della XS10, può arrivare a fare video fino a 6.2K, fino a 50p, ecco lì che mo piove, nascia miseria. A proposito della pioggia, la macchina non è tropicalizzata, ma speriamo insomma di non prendere la pioggia. Dunque, arriva a girare, dato che è una macchina da video, secondo me molto votata al video, al vlog, è interessante il fatto che abbiano migliorato di molto la parte di registrazione video. L'XS10 infatti non girava ad esempio in H265 e non girava a 10 bit ma solo a 8 bit, invece questa gira video compressione H265 sotto campionamento 422 a 10 bit internamente nella memory card interna. E questa cosa, mi ripeto, per una macchina da vlog che è davvero piccolina, ora al di là di quest'ottica che è bella grandicella, ma la macchina è davvero piccola, è secondo me una cosa davvero interessante. L'altra cosa interessante è che non ha limite di tempo di registrazione per il file video, ha una presa cuffie e ovviamente la presa microfono, vabbè, quella ce l'aveva anche la vecchia, ha 4K 25 frame al secondo, 30 frame al secondo, non croppa e quindi va bene così, mentre andando su frame rate più alti, come ad esempio già a 50 frame al secondo su 4K, comincia a croppare a 1,18x, non è eccessivo. Il crop mi sembra dipendere più che altro dal frame rate, infatti ha fino a 30p, 30 fotogrammi al secondo, non croppa, salendo sopra invece c'è un crop di 1,18. Comunque a 6.2K 30p la macchina non indica alcun crop. Può girare in F-Log, in F-Log 2, anche questo molto interessante per quanto riguarda appunto chi gira video. Comunque l'HDMI può uscire in RAW 30p 6.2K. Le VF effettivamente è un po' piccolino, devo dire la verità, ma diciamo che non è una macchina da utilizzare tanto con il viewfinder. Per carità, c'è ed è utile quando serve, assolutamente.
però essendo una macchina molto ibrida, appunto votata al vlog, forse diciamo che da qualche parte si doveva pur risparmiare, altrimenti sarebbe costata come un X-H2, e diciamo che su questa macchina secondo me ha senso andare a limitare i costi in quella zona lì. È un po' piccola, la risoluzione non è molto alta del viewfinder all'oculare. Un'altra cosa molto interessante, oltre al sensore stabilizzato che appunto è lo stesso della vecchia XS10, una cosa interessante che è stata migliorata molto è la durata della batteria. Infatti la macchina monta la nuova batteria delle macchine Fuji, quella che ormai si trova in tutte le macchine Fuji, questa bella grandicella che permette di scattare fino a standard CIPA 750 fotografie, che sono tante standard CIPA. Infatti poi da prove interne Fuji, che sono state anche pubblicizzate sui video ufficiali di Fuji, si arriva tranquillamente a scattarne un migliaio anche utilizzando un pochino il flash, perché la macchina si ha un flash integrato che io personalmente non uso molto, devo dire la verità, nella fotografia, questo flash integrato così, però capisco che insomma in molte occasioni può essere effettivamente utile. Allora, già dai 4K 50p c'è un piccolo drop di 1,18. Io adesso sto girando col 10-24, quindi anche insomma non è grosso problema, perché ovviamente lo metto a 10 mm e pur non avendo adesso il braccio completamente, ecco il braccio era così, il braccio completamente steso, si riesce a girare. Come macchina da vlog la trovo davvero ottima. Adesso sto girando a 50 per il semplice fatto che magari ogni tanto qualche piccolo slow motion lo posso fare senza troppi problemi, posso girare senza interrompere, ecco, e magari farmi questo pezzo qui. Ecco, una cosa interessante è per switchare molto rapidamente dalla modalità foto alla modalità vlog. Effettivamente basta spostare la leva e diciamo la modalità vlog è già molto automatizzata, lancia già l'occhio direttamente, anche se avete settato la macchina in altro modo funziona già per il vlog. L'autofocus dovrò provarla meglio questa macchina, perché per quanto funzioni molto bene nel video, secondo me nelle foto ho l'impressione, ma devo ancora vedere le foto, però ho l'impressione che l'occhio vada e non vada la messa a fuoco sull'occhio. Rimangono tutte le altre automatismi, riconoscimenti che sappiamo, che devo dire non sono affatto male. Quando siamo in modalità vlog, la macchina automaticamente capisce qual è l'oggetto da mettere a fuoco. Ad esempio, se faccio così, capisce che deve mettere a fuoco una macchina, credo. Sì, no. Sì, esatto. Quando siamo così in modalità vlog, la macchina switcha automaticamente dalla modalità bicicletta, persona e compagnia. Mentre quando siamo in modalità foto, non mi sembra di aver visto un automatismo di questo tipo. Allora, Andrea mi ha detto che non si può vloggare con l'8 mm. Secondo me invece è una figata, dai. Non è vero, perché io adesso sono entrato in campo. Capisci? Chiunque entra in campo. Vabbè, ma il vlog, il bello del vlog è quello. Tutti in campo, no? Sono intimidito, scusa. Sono intimidito dalle fotocamere. Passi, allungo il braccio, guarda che braccio. Guarda che sembra braccio. Che sia un palestrato. No? Un palestrato. No, non è palestrato, sembra. In realtà il palestrato è lui che va in giro con. Con cosa? No, dai. Cose in realtà non è, ma guarda che è figo il vlog così. Sai che sembri Popeye. Ma dai, mi piace un sacco. Dunque, l'8 mm non è stabilizzato, ma essendo stabilizzata la macchina, in realtà anche camminando, adesso sto muovendo veramente tanto, però mi pare, almeno da quello che vedo nel monitor, che la macchina stabilizzi abbastanza bene lo shaking dato dalla mano. Ottima distorsione, ovviamente un 8 mm, quindi i bordi sono molto accentuati, guardate che braccio lungo che ho, ma insomma, se sono al centro dell'inquadratura non è affatto male. Adesso posso girare, un obiettivo piccolo sull'XS20 ci sta benissimo perché è compatto come lo è l'XS20, non sporge in altezza, è proprio dell'altezza giusta, è lungo 5 cm, quindi davvero davvero comodo, ha una messa a fuoco molto da vicino peraltro, e questo è molto interessante, è assolutamente silenzioso, una messa a fuoco è rapidissimo. Mi piace questa cosa, ci si possa avvicinare molto al soggetto con i grandangoli, secondo me è una delle cose più interessanti da un punto di vista
creativo, ecco, da fare, lascia molto, insomma, alla creatività. Allora concludo questo video girando con la XS20 a in H265 long op 4K 24 frame al secondo e l'8 mm 3.5 che a me piace un sacco. Adesso vi metto un pochino di foto fatte che non sono magari un granché come foto, però è veramente carino perché è piccolo, compatto, leggerissimo, 200 grammi praticamente per un obiettivo come questo vi sta veramente in tasca. Non è stabilizzato ma è ottimo da usare con questa macchina e peraltro è molto simile a tutta la serie F2, diciamo, di Fuji che è tropicalizzata ma non è stabilizzata, ottiche fisse. Secondo me ci sta benissimo perché appunto è leggero, compatto e secondo me va bene anche a questo scopo. Con una macchina stabilizzata come questa, secondo me può servire anche a vloggare, ecco, magari facendo un po' di crop poi successivo in post-produzione, se proprio viva. Io continuo a guardare là, che non sono abituato a guardare lo schermo a fianco, devo guardare qua dietro. Quindi macchina secondo me davvero ottima per il vlog, sicuramente votatissima, perfetta per chi vuole fare vlog di alta qualità, perché sicuramente i video non hanno veramente niente da invidiare anche a macchine molto più costose. D'altronde la macchina non costa poco, la macchina sarà disponibile a fine giugno intorno ai 1400 euro solo corpo al momento dell'uscita, sperando che si abbasserà un pochino. Ovviamente questa cosa farà sicuramente abbassare il prezzo dell'XS10, ma ripeto, sono due macchine secondo me in realtà molto diverse, perché con questa si girano video qualità ottima, perfetta, 6.2K 30 frame al secondo senza crop, e direi che non, insomma, poche ci riescono, ma è comunque una macchina con cui potete fotografare perché decisamente ha, insomma, il sensore dell'XT4, ecco, della Fuji XT4, che non è affatto male, 26 megapixel e con, insomma, le caratteristiche che già conosciamo, in più con questo autofocus, riconoscimenti, insomma, dell'occhio, del pedone, del drone pure, insomma, vabbè, esagerato, però devo dire comunque comodo quando si scatta magari le persone in movimento, anche per la famiglia, ai bambini, insomma, davvero davvero comodo. Ha un singolo slot SD, questo forse è l'unica cosa che la differenzia veramente da una macchina professionale, mettiamola così, ma se girate video va bene, perché generalmente macchine non scrivono, non tutte, l'XT4 ci riesce, non fanno video contemporaneamente su due card, ma appunto per fotografia potrebbe essere tra virgolette un problema, forse non è una macchina, diciamo, professionale da un punto di vista fotografico, ma per quanto riguarda i video secondo me ci siamo molto vicini. E l'altra cosa è che non è tropicalizzata, ma insomma, se sapete, insomma, se lo sapete voi se vi serve una macchina tropicalizzata o meno, se non vi serve secondo me è ottimo. Cercherò di provarla un po' più approfonditamente, magari tenerla un po' più di tempo prossimamente, questo era, diciamo, solo un evento di lancio. In descrizione vi lascio tutti i riferimenti, link e quant'altro. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete un like, se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale. Grazie mille di avermi ascoltato. Ma la smetti? Vedi che già ti entro in campo, sto a 2 metri a te. Ma è una figata! Ma basta! Come sempre, buona fotografia e alla prossima! Ciao! Ciao! L'autofocus riconoscimento. Dai, su! Dai, vai! La vuoi fare proprio, certo, precisa tu! Ridere. Ah, rifaccio così! Vai!